Gentili telespettatori, buona giornata. Paolo Mieli dice che la democrazia è in pericolo. Ah, ci risiamo. Pericolo fascismo è grave, questo governo. No, questa volta non c'entra niente la sinistra che attacca la destra. Non c'entra niente la destra. E allora chi c'entra? E il discorso è abbastanza interessante. Lui lo scrive in un suo libro, ma il germe del totalitarismo sostanzialmente dice questo. Ci sono stati i grandi totalitarismi del Novecento. Spagna, Italia, Germania, insomma, abbiamo avuto anche noi il nostro dittatore dal balcone di Palazzo Venezia, combattenti, ecco, se l'abbiamo avuto, in divisa nera, aquila dorata qui, vinceremo, insomma. Ecco, abbiamo avuto anche noi il nostro dittatore, un disastro totale. Totalitarismi, privazione della libertà di opinione, libertà di espressione, libertà proprio, vai alla guerra punto e basta, ci vai se no ti imprigiono, nel migliore delle ipotesi. Ecco, abbiamo avuto i totalitarismi del Novecento. Poi è arrivata la democrazia, no? L'Europa democratica. Parliamo di Europa perché nel mondo la democrazia è un optional, no? La vendono a parte come optional. Quando tu nasci dici c'è anche come optional. Bene. Pertanto abbiamo avuto la dittatura, le dittature, i totalitarismi e poi c'è stata l'arrivo della democrazia. Ma secondo Mieli l'arrivo di questa democrazia sembrerebbe solo una parentesi, ecco. Una parentesi. E beh, convivenze religiose impossibili, violenze, globalismo e tante altre cose, la cultura della cancellazione, abbattendo i monumenti, vuole imporre una nuova inquisizione che indice all'autocensura. Quindi la cultura della cancellazione induce a autocensurarsi e a cancellare il passato. Bello, brutto, cancellare il passato. La cultura della cancellazione, insieme al politicamente corretto e al pensiero unico, è la nuova dittatura crescente. Quindi, è la cane. Per insinuare il dubbio che quella ingiustificata euforia democratica sorta sulle ceneri della guerra mondiale e rinnovata dalla caduta del muro di Berlino non sia stato altro che un abbaglio collettivo. Il secolo autoritario di un secolo fa dura ancora oggi. Eh sì. Oggi c'è il ritorno, l'arrivo del totalitarismo. Oggi siamo sotto una feroce dittatura. Una dittatura all'interno della democrazia. Quindi oggi abbiamo una dittatura del pensiero camuffata alla democrazia. Pensiero unico nasce per tutelare le minoranze, come dire, l'idea positiva del politicamente corretto era questa. Senti, prima di parlare, momento, attenzione, cerca di non offendere le minoranze, ecco. Non dire quelli, quelle, quella, quello, in base agli orientamenti di qua, in base a dove vivono, tu vivi in Sicilia, tu vivi a Milano, razzismi all'interno del paese, razzismi internazionali. Ecco, il politicamente corretto nasce dall'idea di, prima di parlare, pensa a quello che stai dicendo e non offendere gli altri. Il politicamente corretto era non offendere gli altri, rispetta tutti. Ma questo si è trasformato velocemente in una dittatura del pensiero. Devi in pubblico dire quello che dico io, quello che io reputo giusto. Quindi la tua opinione viene vagliata dal politicamente corretto, dalla cultura della cancellazione,
e viene valutata in maniera positiva, quindi hai il disco verde, puoi esprimerla. Se la tua opinione viene reputata negativamente, non la devi dire, non la devi esprimere. Pena, ti faccio perdere il lavoro, ti faccio escludere dalla società, ecco, ti tolgo il programma televisivo, ti caccio dalla politica, dal partito, dall'azienda, ecco. Pertanto quello che dice Paolo Mieli è proprio questo, la nuova inquisizione che induce all'autocensura, perché oggi l'avrete visto, no? In televisione e sui social voi potete esprimere solo alcuni pensieri, quelli reputati politicamente corretti. Se la vostra opinione viene reputata politicamente scorretta, anche se voi non offendete nessuno, e ci state anche molto attenti a non offendere nessuno, la vostra opinione viene censurata, o meglio, e se non riescono a censurarvi, ve la fanno pagare con il lavoro, con la società che vi è intorno. Se voi provate su Facebook ad andare a mettere, per esempio, io quando ero giornalista pubblicavo le fotografie e l'articolo che ogni domenica usciva sul magazine di un giornale a livello nazionale, quindi un giornale grosso, non il Paninaro, ecco. Se io fotografavo e pubblicavo il mio articolo di storia, poteva essere di economia, ma hanno preso di mira su Facebook i miei articoli di storia, dove nell'articolo di storia, che non era una rivalutazione dei fatti storici, non c'era apologia di nessuna dittatura, non c'era revisione storica di niente, erano articoli di storia, alcuni, non tutti, io facevo articoli di tutti. E se io osavo mettere la foto che saliva sul giornale di un dittatore, la foto di un dittatore del Novecento, mi hanno cancellato l'articolo, mi hanno bordato di rosso la pagina di Facebook dicendomi adesso sei sotto controllo per un tot di mesi, ne fai un'altra e ti cancelliamo, non ti permettere più la politica del social, hai fatto delle cose contro. Ecco, questo è per dimostrarvi la cultura della cancellazione. Di alcuni fatti tu non ne devi parlare, dei dittatori non ne devi parlare, come se non fossero mai esistiti. Non ne puoi parlare né male né bene né fare una fotografia storica, non ne devi proprio parlare. Questa è la cultura della cancellazione, che è un pericolo, perché le nuove generazioni così non sapranno niente, no? Vedranno solo sui social le farfalle che volano. Quindi ti vanno a cancellare un articolo di storia senza neanche averlo letto, solo perché tu hai messo la fotografia di un dittatore che faceva parte dell'articolo. Ecco. Questo è uno degli esempi del politicamente corretto, la cultura della cancellazione e del pensiero unico. Arrivederci a tutti e grazie.